ed eccomi giunto nella bella Ortona. Città in cui ho passato tanto della mia infanzia nel periodo vacanziero. Guardate, questo si chiama l'Orientale. All'epoca, negli anni 90, era bellissimo perché si passeggiava, si faceva il famoso struscio ed è affacciato proprio sul mare. Sotto qui c'è il porto, porto di Ortona, che penso ancora, ma all'epoca era un porto molto importante, anche perché si partiva o si parte, adesso non sono molto informato, ma per le isole Tremiti, isole pugliesi, raggiungibili tranquillamente anche da qui, da questa costa del porto di Ortona. Insomma, ragazzi, io sono di parte, sono molto innamorato di questa città proprio perché mi ricorda il periodo in cui ero molto molto giovane. Guardate che balconcino, ragazzi, a me piace un sacco, mi piace proprio tanto qua, guarda. Oggi è giovedì 10 agosto e tra l'altro c'è anche il mercato, ma qua, questa è una particolarità di questa città, ovvero quando sbarcarono i famosi saraceni. Guardate un po' qua cosa c'è, a parte il mare bellissimo. Ma qua c'è il famoso castello aragonese, ecco, infatti castello aragonese, qua c'è un po' la storia. La costruzione del fortilizio, così come oggi la conosciamo, è risalente al periodo che va dal 1450 al 1470. Qua già mi suonano. E si basa su edificazioni precedenti di origine medievale. La struttura precedente fu voluta probabilmente dal condottiero Giacomo Caldora, che fece costruire delle imponenti mura per proteggere Ortona dagli attacchi degli aragonesi, che però riuscirono a conquistare la città nel 1452. La planimetria del palazzo di forma quadrangolare in pieno stile rinascimentale fu dunque voluta da Alfonso d'Aragona, che decise di ricostruire la fortificazione a strapiombo sul mare. Ragazzi, è proprio bello. Lo scorcio visivo che offre il castello permette di abbracciare con lo sguardo un lungo tratto di costa dei trabocchi, con le sue calette naturali e gli antichi trabocchi tutt'oggi in attività. I trabocchi, per chi non lo sapesse, sono delle piccole palafitte sul mare in cui viene fatta questa pesca che si chiama proprio trabocco, una pesca, diciamo, in cui si buttano le reti e si traggono in trabocco i pesci, poi vengono tirati su. Quindi sono molto molto affezionato a questa zona. La bella Ortona, la bella Ortona. Questa dovrebbe essere la chiesa, anche se vista dal dietro, perché poi dalla piazza è molto bella, la chiesa di San Tommaso, si vede la cupola. Il cupolone. E visto che oggi è giorno di mercato, giorno in cui Ortona si imballa completamente, non trovo parcheggio per il van in questo momento, forse perché è proprio l'ora clou, sono le 10:20. Allora vado giù alla marina, a questo punto mi faccio un giro sul porticciolo. Poi magari risalendo, la gente si prepara già per il pranzo e trovo qualcosina di parcheggio. Facciamoci già venire la S qua, tipica del po', qualcosina. Va bene, adesso andiamo giù, guarda lì la spiaggetta e scendiamo. Mi piacciono tanto anche queste strade, perché comunque, vabbè, un po' come tutta l'Italia qua del centro-sud, è collinare Ortona, è molto bella perché spazia tra collina in queste zone, sul lungomare intendo. Poi quando vai all'interno c'è proprio montagna ed è una montagna bellissima. Qua abbiamo il Gran Sasso e la Maiella. Comunque si scende, è ribaltato qualcosa dietro, boh, chi lo sa. Tra l'altro qua nel porticciolo ci sono anche dei posti ittici in cui vieni, prendi il pesce fresco e, se non sbaglio, lo cucinano anche al momento. Una ficcata per chi digerisce bene, per chi ama il pesce. Qua guarda, ne ho girati di posti, ma qua si mangia che è uno spettacolo. Ortonesi, ma quanto siete fregni a fare da mangiare, mo ci vuole fatto, come dite voi. Questo è uno dei fari di Ortona, tra l'altro molto bello, molto caratteristico, bianco e nero. Mio fratello lo adora, essendo troppo juventino.
ma subito alle spalle di questo faro, peccato che oggi la giornata non è bellissima, infatti il mare è abbastanza agitato, c'è una spiaggettina molto carina, tipo caletta, ed è carina, molto molto carina, è riservata, di solito non è affollato. E qua si entra, o meglio, questo è l'ingresso del porto, qua ci sono i pescherecci, probabilmente c'è il fermo pesca, che è nel periodo di agosto, che io sappia, per la mia ignoranza, di solito si ferma la pesca. Questa statua è la protettrice, non me ne vogliate ortonesi se dico qualche castroneria, però diciamo che qualcosina, se non mi ricordo male, so, ed è la statua protettrice dei pescatori, ed è San Tommaso, se non ricordo male, quello lì. Probabilmente poi in fase di editing riesco a fare anche degli zoom, li riesco a fare anche adesso, ma non ci ho voglia. Quella è Ortona, una parte di Ortona che si affaccia, che è la parte dell'orientale, si affaccia proprio sul mare, quindi immaginate che bello affacciarsi su uno di quei balconi e guardare. Sì, certo, il porto non è il massimo, però comunque il mare è il mare, ragazzi, è impagabile, non ce n'è di cose. Adesso vi porto fino quasi alla fine e vi faccio vedere che meraviglia. Non so se si può entrare, io ci provo, al massimo qua mi ritirano la patente. Poi resto qua. Questo è il Molo Nord. Poi quell'altro in fondo lì, adibito alle passeggiate, all'attracco delle barche, dovrebbe essere il Molo Sud, delle barche private. Qua sono barche comunque, diciamo, di impresa, di lavoro. Va bene, qua non si può entrare, c'è l'alt e ci fermiamo qui. C'è un profumo di vongole. Diciamo che quando sono in viaggio, e soprattutto vengo nel centro Italia, questo è un luogo in cui per forza c'è proprio un obbligo in cui io mi debba fermare, perché intanto sono di parte, nel senso che il mio papà è pescarese, poi la mia nonna era di questo luogo, proprio di Ortona Mare, e ancora oggi abbiamo una casa qui dove mio fratello con la sua famiglia, i miei genitori quando possono, anche i miei cugini, vengono a fare le vacanze. Io, essendo itinerante, passo e mi diverto. Ecco, diciamo che qua già stiamo entrando più verso l'entroterra, adesso vi faccio un po' vedere. Entriamo proprio sull'altopiano, no? Sulle colline. E a me piace tanto perché è pieno di verde, c'è un sacco di campagna, e qui vige tanto l'ulivo e le viti, il vino. Per chi non lo sapesse, qui veramente c'è il vino molto molto buono, il famoso Monte Pulciano. Poi c'è il Trebbiano, ce ne sono diversi, anche qui io non è che sono molto esperto, a me piace bere, però sono buoni tutti, raga, sono proprio buoni. Tra l'altro qua c'è il cimitero di guerra, lo so che non è proprio una cosa bella, però è il monumentale Moro River, cimitero canadese. All'interno si possono vedere queste tombe particolari, tutte bianche, con le bandierine, ecco gli ulivi, ecco un po' di viti, e questa è una zona che a me piace tanto. Qua sotto ci sono delle calette spettacolari, tipo qua, questa è zona, si chiama Acqua Bella. L'Acqua Bella, quando ero giovane, scendevo con gli amici, venivamo a fare i tuffi ed era bellissimo, oltre all'acqua pulita, va bene, ma era proprio bello perché, insomma, a parte l'età in cui si era spensierati, insomma, facciamo le marrachelle, ci si divertiva veramente tanto e con poco.
questo è una parte dell'Abruzzo, ragazzi. Io sono innamorato pazzo di questo luogo. Questa è parte dell'Abruzzo. È un po' tutto da scoprire. E anche secondo il mio parere è abbastanza sottovalutato, perché poi, ecco, quella è tutta la costa dei Trabocchi, perché andando giù di là si va verso Vasto, Fossa Cesia, Casalbordino, e veramente ci sono dei posti troppo belli, cioè nella loro semplicità resti a bocca aperta, perché ci sono tutti questi trabocchi di cui vi parlavo prima, si mangia tanto pesce, qua si spazia tra pesce e carne che è un secondo, la selvaggina, qua vai un attimo qua in queste contrade, un po' su in montagna, carne a go go, poi sul mare pesce quanto ne vai, buonissimo tra l'altro. La sera qua c'è buio pesto, una tranquillità esagerata, un fresco da quasi fare invidia. Quella che si vede in fondo, anche se oggi è un po' scuro, un po' perturbato, ecco qua si dovrebbe vedere bene, quella è la Maiella, la famosa Maiella, il luogo in cui chi è di questa zona poi d'inverno va a sciare, probabilmente anche in primavera. Questa era una distilleria, adesso in disuso. Mi ricordo che l'odore del distillato, oh, mi fa venire in mente Hazard, arrivava sin in casa. Casa era qua in zona, in questa zona qua, mezzo alla campagna. E così, giusto per la cronaca, ho trovato anche una bella fontanella per fare acqua, visto che ero un po' preoccupato perché in questa zona, non che scarseggi, ma era un pochino distante nel luogo in cui mi sto fermando. Non vado nel campeggio perché non mi piace fare campeggio, mi piace fare la libera. E ragazzi, ho trovato una fontanella, tra l'altro c'è anche l'attacchino, quello giusto. Bello, adesso nelle ore più strane della notte si viene a fare acqua, docce a go go. Ah, tra l'altro qua, zona storica, San Leonardo, Castel di Sterlin. Ragazzi, in Italia siamo pieni di storia. Se qualcuno vede questo video e non siete in Italia, venite in Italia. Venite in Italia perché è un luogo meraviglioso. Ovunque vai c'è storia, ovunque vai resti incantato. Vediamo. Poi dicono che c'è la siccità. Stasera veniamo a fare un bel pieno. Docce a tutto andare. Docce. La cosa anche buffa, sono le ore 11:20. Nell'aria c'è già odore di arrosticini. Qua si arroste a tutte le ore, non ci sono orari per arrostire. Spettacolo. Adesso voglio vedere se sono in casa, ma non credo. Due amici che hanno, insomma, degli agricoltori che fanno, a parte di tutto, ma fanno un liquore che si chiama Ratafia, ovvero è Montepulciano d'Abruzzo, vino con le amarene, e c'è dentro anche dell'alcol naturalmente. Ragazzi, bevuto ghiacciato è qualcosa di fenomenale. Adesso proviamo a vedere se sono in casa e vediamo se mi vendono qualcosa. Vediamo, ci provo. Mario! Luciana! Non c'è nessuno. La cancella è aperta. Vediamo. Tutto chiuso. Campanella non ci sta. Che peccato, sono andati al mercato anche loro. Ritenta, sarai più fortunato, si dice. Mi hanno riconosciuto, io faccio anche un video. No, sono appena arrivato. Ciao Mario. Sai perché? Come sei abbronzato? No, che bello che sei. Attenti, perché sei irrobustito. Mi sono irrobustito, ti ho dato un cicciotto. E sì che non si mangia bene a Milano, come si mangia bene qua. Come state? Bene. Io faccio un video, ma perché faccio dei documentari, sto facendo un video di tutta la zona di Ortona.
che secondo me è favolosa. Vabbè, io sono di parte perché da piccino lo sapete, certo. No? Però io credo che sia tanto sottovalutata questa zona ed è un peccato. Ma noi qua, chi ci viene rimane? Perché noi posso, siamo... posso riprendervi sì, o non sì, volete? Calcola che poi sarà... Soltanto che sto così. A me ne allora, questi due signori mi conoscono da quando ero piccolino. Sono due signori che voglio anche tanto bene, perché anche se li vedo pochissime volte, ci vediamo veramente una volta all'anno per pochissimo tempo, però ho dei ricordi bellissimi. Da bambino, sì. Con la macchinuccia rossa. Con le vostre figlie, via, con la macchinuccia rossa. Questo qua era un cortile in cui io sì, giocavo tantissimo. Comunque io sono venuto per chiederti la ratafia. Sì, certo. Ce l'abbiamo? Sì. Anche tuo fratello l'ha chiesto. Già l'ha chiesto mio fratello. Noi, guarda, io a parte che l'ho promessa a un sacco di ragazzi che si sono appassionati della ratafia perché gliel'ho presentata sì, io. Ma lo bevi fresco? Certo, ghiacciato, assolutamente ghiacciato. Subito lei, quanta ne vuoi? Tanta, Luciana, tanta. Quella che puoi darmi io la prendo. La Luciana non ha resistito, mi vuole offrire subito una ratafia e le neole, giusto? Sì. Madonna, ragazzi, che meraviglia qua, l'ospitalità del sud. Le ho fatte adesso, le devo consegnare a un signore. Ah, bene, bene. Sono questi che... Guarda che bello, guarda che bello. Sì. Ma io una ne mangio, Una. Come una? Sì, dai. Facciamo colazione così. Dai. Ragazzi, che bello. Dai, mangia. Assolutamente no, no, ecco la famosa ratafia. Ecco la ratafia dell'Abruzzo. Assolutamente è la più buona. Guarda, non mi fare troppo bicchiere, però. Vabbè, come dici tu? Così. Ancora un goccetto e poi va bene, dai. Sta dai. A posto. Dai. Basta, dai. No, mamma mi mette poco. Che meraviglia, ma poco e spesso, però, Mario. Poco. Io invece, ha detto che tu non dici mai, io questi voglio continuare. Ah, che bocco, sono buonissime. Io di solito lo faccio quasi un giorno sì, un giorno no. Che meraviglia, ma ragazzi. Lui non si stanca. Guarda. Che meraviglia, salute. Mario. Alla nostra, io vi ringrazio dell'ospitalità. Grazie di cuore. Io non ti conoscevo. Poi magari dalla voce. Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Allora provo anche una, come no? Una neola. Prova. Grazie, buonissimo. Se ti piace. Le adoro. Io, allora, dovete sapere che a Milano vado a cercare i posti abruzzesi per rifarmi un po', perché dico non posso aspettare. Allora vado e ho trovato questo posto. Ah, lo trovi? Tra l'altro li saluto, Rostit di Via Bigemano Milano, i ragazzi speciali. Vado a mangiarmi le neole, tutti arrosticini, pallotte, sì, caceole, sì, tutte queste robe. Noi siamo andati a fare la maggiorata. Ah, Luciana. Alla mamma mi piace Taralluccio. Madonna, queste sono buonissime. Taralluccio. Poi sono fresche, cioè fatte molto da fare. Ma si sente. Un'ora fa. Sono buoni sempre, però... Se no, ma è proprio un sapore, si sente freschissimo proprio. Naturale, l'olio è nostro. Le arance sono nostre. Ragazzi, che vi perdete. Il mostro cotto si fa con Montepulciano. Madonna, Montepulciano. Se lo mangia... E dalla neola con la ratafia siamo passati alla marmellata che amo tanto, che anche questa, Luciana, mi prendo. All'uva buonissima. L'uva, giusto? Uva. Pergolone, quella rossa, no? Bianca. Questa è bianca. E diventa perché rossa. Perché l'uva nera... sì, qui deve bollire. L'uva nera rifà un po' aspra. Capito? Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. A me. E sì, purtroppo il video finisce così, in quanto la GoPro era in modalità timelapse. Per chi non sapesse, il timelapse è una clip in cui viaggia molto molto veloce e quindi purtroppo ho cercato di rallentarla, ho cercato di mettere un po' di musica in sottofondo, ma veniva veramente una schifezza. Quindi il video è finito lì, con i due signori in campagna. Vi avrei voluto portare con me nella città vecchia di Ortona, all'interno delle vie molto particolari in cui si fa la festa degli antichi sapori, ma purtroppo, come vi ho detto, mi ha un po' ingannato la GoPro, spesso me lo fa, e negligenza mia, avrei dovuto controllare e in realtà non ho controllato, ho continuato a clippare, poi in realtà è venuto fuori quello che è venuto fuori. Per cui il video di Ortona finisce qui. Ci vediamo al prossimo video. Se ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale, clicca la campanella per restare sempre aggiornati. Ciao, al prossimo video.